Bentornati a un nuovo video. Oggi parliamo di nuovo di skincare routine. In questo caso la vedete proprio qui. Parliamo della mia night skincare routine, quindi di tutti i prodotti che io vado a utilizzare, ad alternare alla sera. Io in genere mi strucco dopo cena, quindi dopo cena mio marito sparecchia, mette tutto in lavastoviglie, io vengo nel mio bagno, mi ritiro nel mio bagno, che per fortuna è tutto mio perché ne abbiamo due, siamo molto fortunati, e inizio a fare tutti i miei trattamenti, quindi alternando questi prodotti. A volte poi faccio la maschera, ma quelle magari le vediamo a parte in un altro video. Allora, sapete che io alterno tanti prodotti, quindi insomma, ecco, non voglio dire questo perché ormai se mi conoscete, però lo dico magari a chi non mi conosce bene, alle nuove. Allora, partiamo dalle acque micellari, perché io parto sempre da quello, anzi non è vero, io parto, se mi conoscete veramente bene, dagli occhi, quindi strucco subito gli occhi. Quali utilizzo come prodotti? Ne utilizzo due attualmente, uno bio e uno non bio. Allora, quello non bio lo utilizzo da più tempo ed è questo di Garnier, che è un po' che non ricompravo, che è uno struccante occhi 2-in-1 Express. Elimina il troppo waterproof, non lo so, ultra struccante, fortifica le ciglia. Comunque mi piace, va shakerato. Io utilizzo solo struccanti bifasici e basta. Sia per trucchi magari un po' più come accentuati, diciamo, come questo, sia proprio per trucchi molto più semplici. Comunque questo mi piace sempre e l'avevo trovato in offerta, quindi l'avevo preso, non mi ricordo se era acqua, sapone o d'antiquità, comunque è già da un po'. Questo invece è recente, non so se ve ne ho già parlato, non mi ricordo se ho fatto il video, ma direi di sì, ve l'ho fatto, scusate, ok, mi è venuto in mente. Ve lo linko qui. Allora, questo è un bifasico finalmente bio e finalmente efficace e che non brucia gli occhi. Oh, ho detto ci siamo, perché ho provato ultimamente quello di Delidea, mi sembra, e quello di un'altra marca, adesso non mi viene in mente, che vi ho detto che non mi sono piaciuti, sempre nel video determinati viso, mi sembra che vi linko qui. Allora, questo è di Feel Free, che trovate da OVS. Io l'ho trovato nella mia OVS di Genova per le genovesi, da Piazza Campetto. Io non ci vado spesso, vado quando vado a trovare le mie amiche di Yuna, cosmesi naturale, Stefania e Marica. Si chiama Special Waterproof Instant Duo Makeup Remover. È davvero interessante, è certificato bio, cioè volevo dire EcoCert. Stavo guardando, non è testato sugli animali, ha un PAO di 12 mesi, come vedete è bifasico, è anche un bifasico interessante perché contiene acqua di fiori di lavanda, poi aspettate perché qui jojoba, olio e olio di rosa, ok? Quindi è bifasico, va shakerato, sembra piccolino ma comunque sono, ve l'ho già detto, 100 ml, sì. Invece quello di L'Oreal sono 125, più o meno si equivalgono anche come prezzo, direi. Ora non mi ricordo se è 3,99, 4,99, ora non mi ricordo. Acque micellari, io ne utilizzo una in particolar modo che purtroppo in Italia non è ancora reperibile, l'ho comprata a marzo a Londra. Il PAO è di 6 mesi, lo vedo adesso, fantastico, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ci siamo, ma non lo finisco a settembre, vabbè, comunque Garnier che mi mette un PAO a 6 mesi mi lascia un po' perplessa, ma va bene, è favoloso, ma non ve ne parlo più di tanto, anche se ve ne ho già parlato, è un'acqua micellare lattiginosa, la trovate anche ad esempio in Germania, in Italia non è arrivata, ero convintissima che fosse, che arrivasse dopo che l'ho comprata io, ho detto vabbè, in estate, invece no. Per le pelli secche, per le pelli sensibili, è veramente un prodotto fantastico. Bah, vabbè, così ve la butto lì, ma nella speranza che poi appunto arrivi in Italia. Poi due bio che sto utilizzando, due acque micellari. Allora, una la utilizzo da più tempo ed è questa mia amatissima di Natura Equa, mi piace tanto, è un prodotto biocertificato. È un prodotto che quindi fa parte di tutta la linea alle due rose che io amo tanto, il tonico. Quindi è un'acqua micellare bio detergente, eccola qui. Questa ha un PAO di 6 mesi e 250 ml.
favolosa, io proprio la amo, strucca bene, sterge bene, l'ho provata anche sugli occhi e non brucia, ma in genere lo utilizzo sul viso. L'altra invece è una new entry di luglio più o meno, sì, Edotea, ve ne ho parlato. E mi piace molto. L'unica cosa che mi lascia perplessa è l'erogatore. Non so, è un erogatore molto particolare, non è a spruzzo. Io prendo il dischetto, lo metto così, spero che vediate, e esce in modo anche, fa un getto un po' vigoroso, però vabbè, insomma, è particolare per l'applicatore, insomma, come si dice questo? Particolarissimo secondo me. È particolare perché c'è scritto che non si deterge. Cosa vuol dire? Non si strucca, stavo dicendo. Senza risciacquo. Allora, innanzitutto è un prodotto bio, mi piace tantissimo, è estremamente delicata, tanto che ho letto senza risciacquo, come, io lo utilizzo come se fosse quasi un tonico, cioè è un tonico micellare, l'ho soprannominato così io, perché strucca, deterge, cioè proprio toglie tutto col dischetto. E non si risciacqua, a volte l'ho risciacquata, a volte ho provato a non risciacquarla, forse anche in una diretta con voi. È un'acqua micellare che mi piace molto, ha un inci fantastico, d'altra parte è bio, aloe, camomilla, viso, occhi e labbra, non posso che parlarne bene. È molto delicato, molto leggero, non lo avverto sulla pelle, ecco, devo dire questo. Come latte detergente invece, ho questo di, aspettate che non lo trovo. Allora, questo che mi piace tantissimo, sempre di Edotea, ma ve ne ho parlato, contiene l'olio di cocco, che quindi sapete che ha una funzione, spesso tanti lo utilizzano proprio per struccare. Questo mi piace, vi faccio vedere, ha la stessa stesso modo di erogazione. Lo adoro come latte detergente, lo adoro perché è proprio il tipico, quello che piace a me. Bello denso, che però non sia pesante. Poi quello di La Tua Equa non è tra i miei favoritissimi. E poi c'è questo di Melvita, che è una new entry proprio da poco, che me l'ha regalato la Stefi, che mi fa impazzire. Questo è un altro tipo di erogatore, leggermente più piccolo ed è sempre un po', no? Fa parte un po' di quei latte detergenti che piacciono a me. Belli, no? Corposi, non pesanti, non unti, che io spalmo sul viso e poi rimuovo o con la sponge di Sensai, che tra l'altro è qui, ma non ve la voglio far vedere perché la devo lavare. Aspetta, facciamo così, Sensai, oppure con delle spugnette che io utilizzo, ne ho comprate alcune da Natura Sì, comunque insomma varie spugnette. Poi detergenti, allora questo di Lierac, che lo sto terminando, sono arrivata tipo qui. Me l'aveva inviato Easy Pharma, vi lascio il link qua sotto perché su Easy Pharma si trovano delle offerte incredibili. Questa è una crema mousse, tipo come se fosse un latte detergente, ma è un démaquillant anti-pollution. Mi piace tantissimo, 150 ml, ovviamente tutti questi prodotti mi piacciono tantissimo perché li sto utilizzando. Eccolo qui, bellissimo questo prodotto. Quindi questo assolutamente mi sento di consigliarvelo perché ha un'azione anti-pollution, leviga anche la pelle. Qui c'è scritto pulizia micro-levigata, levigante, scusate, micro-levigante, e devo dire che ha una texture molto piacevole sulla pelle ed è molto efficace. Poi come invece detergenti, c'è cioè un capello perché in questo periodo perdo i capelli, ne ho due in uso. Questo è, sapete, un grande amore, l'erboristica. Questo è il detergente struccante non schiumogeno della linea anti-age, anti-età globale. Viso, occhi e labbra, idratante extra delicato, estratto di fiori. Tra l'altro c'è proprio la campagna, la vedete qui, del telefono rosa, quindi contro la violenza sulle donne. Quindi per me è già, no? Sul podio, anche solo per questo. 99, vabbè, sapete che non sono bio certificati, ma comunque è un inci pulitissimo. E ragazzi, spero di farlo vedere in azione. Se non ve l'ho ancora fatto vedere, non direi di no. Vorrei farvelo vedere in azione, una skincare bio. Una skincare bio. Allora, non perché gli altri non siano meritevoli di, però so che a tanti piacciono i prodotti bio. Un prodotto invece non bio che sto utilizzando, alternandolo, perché io la sera utilizzo quali prodotti? Prodotti anti-età,
quindi rassodanti, liftanti e anche prodotti delicati, lenitivi, perché comunque ha una pelle sensibile, andando comunque poi a struccare, a sfregare la pelle mi si arrossa un pochino. E quindi un detergente stupendo che ho scoperto per caso, ma in realtà forse me l'hanno regalato con la scheda punti, ora ci sto pensando, sì, è questo della Yves Rocher, della linea Sensitive Vegetal. Ed è una crema detergente delicata, senza schiuma, senza solfati, in ecotubo. Sono 125 ml, piccolina, anche da viaggio. Poi passiamo ai tonici, giusto? Sì. Allora, tonici ne ho in uso, se non erro, tre, che sono questo, è un Mai Più Senza, il secondo che compro, di Mossa, brand che amo e straamo. Questo è un tonico alla vitamina C, quindi estremamente levigante, estremamente schiarente, insomma, non posso più farne a meno. È specifico per le pelli secche e sensibili. E questo, tra l'altro, contiene, qui viene tradotto in italiano, tonico vitaminico lenitivo con estratti di lampone artico, che quindi idrata, ammorbidisce e lenisce la pelle, e, insomma, non ce n'è tantissimo. Mi ricordo che l'avevo comprato la prima volta, me ne innamorai, l'ho finito, poi l'ho ricomprato. Gli altri due invece sono, vabbè, questa è una novità assoluta, questo lo sto utilizzando già da un po', infatti vedo che sono, dove sono? Ah no, non ce n'ho, ce n'è ancora. E questo è il tonico viso delicato di Eterea. Non si vede molto perché è una confezione scura, confezioni scure in effetti preservano meglio il prodotto, non solo la vitamina C ma in generale il prodotto. È un tonico estremamente delicato, quindi c'è astringente, ma ve l'ho già detto che secondo me sulla mia pelle non l'ho percepito, e contiene il kiwi e l'olio di rosa tra i vari estratti. È un piacere utilizzarlo alla sera, io ne utilizzo in abbondanza. Tra l'altro, i prodotti che si vaporizzano durano un'eternità, soprattutto se come me li alternate. E questo invece non si vaporizza, questo è nuovo per me, insomma l'ho già utilizzato, però vedete, lo metto sul dischetto o anche sulle mani, sì, dipende. Questo si chiama Refreshing Facial Toner ed è di Feel Free, che lo trovate sempre da OVS. Contiene limone, timo, quindi anche leggermente purificante, rinfrescante, poi contiene camomilla, quindi estremamente delicato e lenitivo, quindi post struccaggio è perfetto, biocertificato EcoCert, costa sui sì, 5-6 euro, non di più, ha questo tipo di fuoriuscita, di forellino, quindi non si spreca eccessivamente il prodotto e per me è già amore a primo utilizzo, andrà a finire in quel video amore a primo utilizzo. Dopo i tonici passiamo alle mist, alle essence. Ne ho tre, anche qui tre, giusto? Ah, poi ne ho un'altra che però questo è sì, è più un siero, vabbè, è sempre una sorta di, va bene, parlo da sola. Allora, come mist assolutamente questa di The Body Shop, questa l'ho presa a Tenerife, come sapete The Body Shop la compro sempre all'estero. Questa è una face mist idratante alla vitamina E, perfetta per chi come me ha superato i 40, anzi siamo già a 46 e quasi 47 tra un po', e, è fortemente idratante e mi piace tantissimo. Credo di avervene comunque già parlato. Molto leggera, molto delicata e anche questa spero magari di farla vedere in azione, anche se non c'è moltissimo da vedere, però mi piace assai. Poi sto ultimando questo prodotto di Eterea, che è la famosissima Essence di Eterea, quindi fa parte della linea Lux Light Essence, che dire, è qualcosa di fantastico. Tra l'altro andrò appunto a trovare Eterea al Sana già venerdì. E non vedo l'ora, veramente, non vedo l'ora di essere lì. Poi questa si chiama Lotion, questa è rassodante e lisciante di Guerlain, eccola qui,
Abel Royale, mi piace tantissimo, la utilizzo non tutte le sere, appunto l'alterno, ti vedete ne ho ancora tantissima e l'avevo presa dalla Manu, un bacio tesoro, e questa è veramente, è un trattamento un po' lussuoso, prezzo vabbè è un po' alto, ma comunque è quella lotion, è una lotion come se fosse una essence, quell'effetto leggermente in gel, no? Che però si assorbe, non appiccica, penetra in profondità nella pelle. Io cosa faccio per farla penetrare? No? Tampono così la pelle per penetrare in profondità. Poi un altro prodotto che per me è ormai più senza, grazie alla mia amica Stefi, tiro giù qua, a parte che fa un caldo, sono in bagno e si crepa con la ring light, è questo prodotto. Stefi, ti ringrazio di avermelo consigliato, perché è lo Yalus, questo è il secondo che compro sempre da loro, infatti c'è, no, non c'è ancora, non c'è più il prezzo, no, c'era il prezzo, comunque vabbè, non importa. Yalus Plus Sprayer, cos'è? Lo Yalus Plus famosissimo di Fittocose in versione spray, quindi cioè, fantastica questa, veramente proprio dovete averla, tanto vi lascio il link qua sotto dove poterla acquistare. E a questo punto passiamo ai sieri, dai, sono stata abbastanza veloce. Sieri, ah, sieri ne ho un po'. Allora, partiamo dall'Allegro Natura, col quale mi sono scritta, al quale ho scritto per Rissana, mi hanno scritto appunto, spero che passerai. Comunque, Allegro Natura, questo è un siero che sto finendo, tra l'altro sembra piccolissimo, in effetti lo è, sono 15 ml, ok? È un siero particolarissimo, come questo forse non ne ho mai utilizzati, perché si chiama Siero Viso DNA Repair, ok? Quindi voi lo utilizzate alla sera, e di notte agisce, è come se appunto annullasse tutte le problematiche, quindi il DNA della pelle. Contiene alghe, quindi ha un'azione fortemente riparatrice, contiene alghe marine, contiene acacia, vi faccio vedere un po' più da vicino, è un marchio di cui non si sente tanto parlare, ovviamente parliamo sempre di un prodotto bio. Un prodotto invece non bio è questo di Yves Rocher, l'ho acquistato, ho terminato il mio siero di coda lì, antimacchie e illuminante. Ho voluto dare una chance a fine estate a questo, che è l'Anti-Age Global Essence Supreme Multi Action, eccola qui, ed è una antimacchie, illuminante, anti-age, fa un po' tutto. Allora, le prime impressioni sono positive, però devo poi ben capire sul lungo, no? Si dice sul lungo termine, l'efficacia è una, viene chiamata una essence, ma ovviamente in questo caso è un siero, leggermente lattiginoso, ma che si assorbe veramente in un attimo. Mi sta piacendo, anche questo è un amore al primo utilizzo, ma poi bisogna vedere dopo. Altri sieri, di questo vi ho parlato. Allora, un siero che ho comprato a Francoforte, il mio primo di Anne-Marie Berlin. Questo è un siero particolarissimo, innanzitutto è un siero bifasico, spero vediate i due colori, quindi si vanno a shakerare, contiene estratto di arancio per le pelli, ho letto per le pelli secche, le pelli stressate, e questo lo utilizzo appunto alla sera e l'ho già iniziato ad utilizzare, qualcosa di fantastico. Poi un must have che io ho sempre è questo, vedo che ne parlano sempre tutte perché è veramente un prodotto efficace che esiste da sempre. Forse è stato il primo siero, sapete? Il primo siero sul mercato è questo di Estée Lauder, è l'Advanced Night Repair, e che una volta che lo terminerò lo riacquisto perché è veramente un prodotto eccezionale che proprio ripara la pelle. Non è bio, ma chi se ne frega, perché se funziona, cioè io utilizzo forse per la maggior parte sono prodotti bio, anzi adesso li voglio contare e poi vi dico. Poi due prodotti, due sieri lenitivi, sono due new entry, l'avete visto sempre, l'avete visto in quel video, sono di Mossa e di Alchemilla. Mi piacciono entrambi. Questo è molto fluido, è un siero appunto di Mossa,
con resveratrolo, quindi anche fortemente anti-age, Instant Calming Serum per le pelli stressate. È un tubetto da 30 ml, i prezzi sono comunque molto buoni ed è molto fluido. È un siero di color rosa, molto leggero, ecco, per questa stagione ancora che fa caldo, in cui fa caldo, va bene. E anche qui devo dire, mi piace l'effetto, proprio la pelle dopo aver utilizzato tutti questi prodotti in sinergia, compreso quindi anche il siero, la pelle, poi quando vado a dormire ho proprio la pelle bella, no? Non arrossata. Poi Alchemilla, anche questo lo sto utilizzando da poco, siero viso concentrato e lenitivo, anche questo mi sta piacendo, anche di questo vi avevo parlato. Sono sempre 30 ml, costa su 10 euro. Poi altri sieri non ne ho, se non sbaglio. Passiamo alle creme contorno occhi, che sono anti-age fondamentalmente, perché appunto l'azione che voglio ottenere, cioè l'azione che voglio appunto che ci sia, è proprio quella anti-età. Allora partiamo da due, ce ne sono solo uno bio, ce n'è solo uno bio. Allora, questa di Kiehl's, da quando l'ho provata, la prima volta me ne sono follemente innamorata, è la rosa Artica Eye. Cioè, ragazze, questa veramente fa il miracolo, costicchia. Una volta c'era anche il prezzo, ma non c'è più, comunque sui 40, che come direbbe mio marito, e spingi perché è più di 40. E allora, è un prodotto particolarissimo, non è proprio un burro. Cioè sì, adesso forse che fa caldo, sì, era un po' più duro. Allora, è una specie di, sì, un burro, che una volta che voi lo spalmate, a parte che si scioglie in un attimo, penetra e vi lascia la parte così, ve la faccio vedere così, praticamente, come se avessi fatto un intervento, ma no, ma spiana tutte le micro lineette, perché io qua ne ho, non ho rughe, sono sincera, proprio rughe marcate non ne ho, ho queste lineette di espressione, sono molto fortunata, e niente, le proprio la cosa pazzesca, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Poi, questo che so che molti hanno pareri contrastanti di Estée Lauder, questo è l'Advanced Night Repair Eye, mi piace tanto, è una sorta di balsamo, un po', no, questo invece fa un po' più fatica, a parte che lo sto praticamente terminando, era un sample, una travel size, a me piace, credo di avervene parlato anche ultimamente di questo, a me piace. Funziona e quando al mattino mi sveglio che ho una zona tremenda del contorno occhi un po' più segnata, lo vado ad utilizzare anche se è un po' pesante. Comunque io ho un contorno occhi secco, ne applico pochissimo e vedo proprio che subito, no, la zona appare più bella. Gli ultimi due contorno occhi sono questo che mi piace tantissimo di Ischia Terme, che mi ha regalato la mia amica Manu, sempre lei, questo me l'ha regalato al mio compleanno. Perfection totale, come la crema viso che sto utilizzando, contorno occhi filler anti-age. Tra l'altro è una confezione enorme, 30 ml, quindi esattamente il doppio. Ho un capello, ok, non so se voi perdete, ma io in questo periodo è una cosa pazzesca. Allora, mi piace tantissimo, è leggero, non per niente pesante, eccolo qua. Mi piace tantissimo, è un po' come la crema, quella texture leggerissima che si assorbe subito. E poi c'è lui che sapete che compro, ricompro, sarà il terzo, il quarto, che compro, vedo che sono arrivata qui, è l'eye cream di Dottor Konopkas, è un 20 ml, questo lo trovate sui 3 euro, 4 euro, vi lascio il link, biocertificato, ottimo, ottimo, sapete che Dottor Konopkas utilizza delle erbe molto particolari. E ha un'azione rigenerante, devo dire che mi piace da impazzire. Poi, ultimi due prodotti sono quelli per le labbra, perché la sera cerco di curare un po' le labbra quando mi ricordo. Sono questi due. Allora, di questo vi ho già parlato ed è di Elan, la linea d'oro. Questo è un lip care, è uno scrub levigante antirughe, quindi ha un'azione scrubbante, guardate, lo sto quasi finendo con i microgranuli e poi ne metto un pochino di più nella parte qui superiore dove si forma il codice a barre e vado a dormire.
magari quest'estate con tanto caldo no, ma adesso lo sto riutilizzando. Ultimo è questo di Love Care. Questo è il filler lip. Allora, questo un po' ingrandisce le labbra, io ne ho bisogno perché come vedete sono molto sottili, ma al di là di questo ha un'azione anti-age, quindi per questo che lo utilizzo. Rimpolpante, idratante, protettivo e anti-age. Mi piace tantissimo. Fatemi sapere se questi prodotti li avete provati. Iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, cosa state aspettando? Mettete mi piace se il video vi è piaciuto, altrimenti non importa. Basta, vi ho parlato di tantissimi prodotti. Vado a cenare. Un bacio enorme e al prossimo video. Ciao tesori! Baci baci!